Pareggio interno per il Montegiorgio che non riesce ad approfittare di un'intera partita giocata in superiorità numerica pareggiando 0-0 la sfida cruciale in chiave salvezza contro il Termoli. I molisani restano in 10 al calcio inizio con Eluasni che colpisce con una gomitata a Zancocchia, Mirri è inflessibile e mostra il rosso all'attaccante molisano. Il Montegiorgio fa la partita ma la manovra è troppo compassata e permette ai giallorossi di difendersi agevolmente rischiando di capitolare solo poco dopo la mezz'ora quando Perpe Pai, dopo essersi liberato bene in area di rigore, lascia partire un sinistro forte che va a stamparsi sul montante opposto. L'occasione non sembra però spronare il Montegiorgio che non sfrutta i minuti restanti della prima frazione tornando a farsi pericoloso solo a inizio ripresa con Zancocchia su cui è attento Lombardo. Contratti e timidi, i padroni di casa cercano soprattutto con Perpe Pai la via del gol fino alla fine, ma senza mai creare i presupposti per impensierire Lombardo, incassando al termine della gara un pareggio che, per le condizioni in cui è maturato, è certamente più prezioso per i molisani che per la squadra marchigiana.